me. Abbiamo debuttato tutti e due a Spoleto. Mi pare, ero un centro contesto, a Spoleto nell'82, mi pare, no? Quindi anch'io avevo debuttato a Spoleto, quindi c'era una continuazione, un filo che continuava nell'opera di un mondo d'opera di allora. Giusy è stata una dei soprano di una voce lirica con le colorature, perché non era il soprano leggero, era la voce una persona straordinaria, in scena un fascino, un carisma, un soprano che una collega che mi manca molto. Manca anche noi, manca moltissimo. Insieme a Claudio abbiamo creato questa serata e spero ce ne siano ancora tante, perché quello che diceva Leo sulla scena, Giusy lo era anche privatamente. Io ho avuto modo di constatare che dopo l'artista veniva la persona era straordinaria come l'artista. Bene, allora andiamo avanti,